Bentornati o benvenuti se è la prima volta che ascoltate i miei audio. Io sono in diretta e oggi vorrò leggere con voi le affinità elettive di Goethe. Si tratta di un romanzo storico fondamentale da conoscere e del quale io sono ancora ignara del contenuto. Quindi lo scopriremo insieme. Andiamo a leggere intanto la biografia di Goethe. Johann Wolfgang Goethe, la vita e le opere. Ma prima iscrivetevi al canale, mettete like, supportate i miei podcast e i miei video se li ritenete di utile contenuto. Grazie. 1749. Johann Wolfgang, figlio di un giurista e consigliere imperiale di Caterina Elisabetta Textor, nasce il 28 agosto a Francoforte sul Meno. Poco meno di 2 anni dopo viene al mondo anche la sorella Cornelia, sua compagna di giochi per tutta l'infanzia. Fin da bambino impara diverse lingue e si esercita nella composizione poetica. 1765, a soli 16 anni, si reca a Lipsia, dove studia diritto, coltivando contemporaneamente interessi diversi: arte figurativa, disegno, poesia, medicina. 1768. Ritorna malato a Francoforte, dove la sua malattia si aggrava. Viene accudito amorevolmente per 2 anni da un'amica della madre e nel frattempo studia testi cabalistici e alchemici. Compone liriche e commedie. 1770-1771 riprende gli studi giuridici a Strasburgo, dove attraverso Herder si accosta alle opere di Shakespeare e alla poesia popolare e dove si innamora di Friedrich Brion, ispiratrice di alcune delle sue più belle liriche. Compone il Canto di Maggio. Nel 1771 ritorna a Francoforte e guida il movimento dello Sturm und Drang. 1772-1774. Nel 72 si reca a Wetzlar con l'incarico di addetto al tribunale e conosce Charlotte Buff, che è già fidanzata e se ne innamora senza essere contraccambiato. Abbandona allora la città e torna a Francoforte, dove viene raggiunto dalla notizia del suicidio per amore di un amico. Queste due esperienze negative sono determinanti per la stesura dell'opera che gli procurerà fama e onori nel mondo, I dolori del giovane Werther, pubblicata nel 1774, un anno dopo il Prometeo. Il duca di Weimar, che ammira più la sua fama e il suo stile di vita che le sue opere, lo invita allora a corte come suo precettore. Tra il 75 e il 1785, dopo un viaggio sul Reno e in Svizzera, si stabilisce a Weimar, che diviene il centro culturale della Germania. Qui Goethe vive dedicandosi sia agli studi scientifici sia agli impegni istituzionali, nonché all'amore per Charlotte von Stein, una donna colta ed intelligente, di 9 anni più vecchia di lui e madre di 7 figli. Bene, per quanto riguarda la prima parte della vita, direi che possiamo fermarci qua, così che in un secondo video potremo aggiungere altri contenuti utili da conoscere, ma fissando prima bene questi concetti. Vi auguro un buon proseguimento e vi ringrazio per l'ascolto.